Allora, per quanti seduti e quanti magari riusciranno a sentirmi dal fondo della sala, abbiamo sentito nel corso della mattinata una serie di testimonianze, idee, suggestioni, riflessioni. Credo che alcuni dei punti importanti si sono in qualche modo affrontati i temi delle elementi legati alla strategia dello sviluppo del Paese, elementi legati alla ricerca e sviluppo all'interno dei parchi scientifici a beneficio diciamo di uno sviluppo di elementi essenziali per la vita di questo Paese: la sanità, l'educazione, il modo di fare impresa, è un modo di fare impresa nuovo, i mercati che si stanno modificando e anche nuovi mercati come quello televisivo che già si sta trasformando, quindi un mercato relativamente giovane rispetto a quei processi di innovazione che avevamo anche su questo ho visto alcune riflessioni. Allora, prima per introdurre la tavola rotonda e i partecipanti, come Gartner noi facciamo di mestiere non solo di guardare i fenomeni ma anche proiettarli in termini dimensionali, in termini di effetti che possono avere anche nell'evoluzione. Quindi userò solo a flash, quindi non mi soffermerò nel commento, ma solo per darvi alcuni dati che a partire dalle cose che sono state dette sono già le proiezioni rispetto alla dimensione di un processo di rivoluzione del mercato. Gli ultimi 50 anni di questo mercato, quindi guardiamo solo agli ultimi 30 anni, nel 71 Intel lancia il processore 4004, il primo PC nell'81, web nel 91, quindi sostanzialmente nell'arco di 30 anni, e poi il fenomeno che si è sviluppato maggiormente sulla base di una spinta della domanda, e questi fenomeni che hanno avuto un impatto enorme in quello che è un processo vero e proprio di rivoluzione. Alcuni numeri, oggi è chiaro che ormai in meno di 20 anni internet è il canale della comunicazione a qualsiasi livello. Oggi già un terzo della popolazione mondiale è sulla rete e le proiezioni per i prossimi 20 o 30 anni che si verrà al 50%, considerando anche tutti i limiti e i vincoli dei digital divide. Ancora una volta una serie di numeri. Altri numeri molto veloci. Nel 2012 la rete sarà 75 volte più grande e più trafficata che nel 2002, in soli 10 anni. E il traffico si duplica ogni 2 anni, 18 mesi, anche meno. Questa proliferazione è data anche dal numero di device che sono collegati in rete. I PC, come vedete, che sono 1,5 miliardi oggi e saranno oltre 2 miliardi per il 2014, sono solo un piccolo elemento. Ci sono già 5 miliardi di telefoni e telefoni che poi diventano sempre più device, smartphone, con tutta una serie di applicazioni collegate e di potenzialità di utilizzo, quindi una grande, e quindi si calcola che andremo ad avere più di 50 miliardi di oggetti intelligenti con i quali trasformeremo e ci collegheremo all'interno della rete trasmettendo applicazioni, dati, informazioni, video. Ancora, la proliferazione dei dati. La proliferazione dei dati è uno dei problemi che oggi anche la industria e alcune delle società che sono qui presenti proiettano come una produzione di data per il quale al momento attuale l'infrastruttura è addirittura insufficiente visto i tempi di sviluppo. Un solo dato su questo e poi passo sicuramente la parola al panel. Il numero di informazioni che viene prodotto ogni giorno sono 15 petabyte, quindi un numero veramente enorme. Per tradurlo un po', che cosa vuol dire? È la stessa dimensione dei 32 milioni di libri che ha la libreria del Congresso. Io ammetto la mia ignoranza, non sono mai stato nella libreria del Congresso statunitense, è un numero enorme, però ho cercato di capirlo, è come se noi mettessimo in fila dei libri e partiamo dalla Terra e andiamo alla Luna un paio di volte, quindi per dirvi la dimensione. E il concetto è che queste dimensioni di dati, ciò che viene prodotto ad esempio come traffico IP oggi in un anno, viene proiettato che fra 10 anni sarà prodotto
all'interno diciamo di un giorno, quindi è un'enorme ed esponenziale crescita di dati, di informazioni che necessitano non in maniera, oggi abbiamo dibattuto cosa fare con 300 megabit di banda e sono uscite una serie di elementi sicuramente di stimolo e interessanti, ma quello che noi diciamo è che non è più neppure un elemento di discussione, è la necessità di attrezzarsi a fronte di questa evoluzione. Solo un altro dato interessante che uno studio condotto dalla BBC World Services a livello su 26 paesi e su circa 28.000 cittadini adulti dichiarano per l'80% che il web è un diritto umano. È già stato citato che per legge in Finlandia tutti i cittadini devono avere accesso, ma questo è un altro elemento che al di là delle discussioni, se per entertainment, per business, per necessità, è un elemento fondante gli elementi. Quindi direi, e da qui prenderei lo spunto per introdurre e discutere col panel, viviamo in un mondo digitale, è una nuova realtà, ci sono delle nuove regole, ma soprattutto nuove opportunità. Ho il piacere quindi di introdurre il panel, Roberto Biazzi di Fastweb, Dario Buttitta di Engineering, Pierluigi Dalpino di Microsoft, Francesco Magri di Dell e Sandro Ruggeri di Vitrocesit. Rispetto a quanto abbiamo discusso questa mattina, le vostre realtà, che sono le realtà che in qualche modo dovrebbero portare proposte di soluzioni all'interno di questo mondo che cambia, di questo mondo che cresce nella necessità di banda e non solo, perché abbiamo visto che è un elemento abilitante non sufficiente, oggi le vostre realtà come operano in questo mercato e qual è la vostra proposta a indirizzare questa necessità? Partirei nell'ordine che ho elencato, quindi Roberto Biazzi. Ok, buongiorno a tutti. Io vorrei introdurre Fastweb per rispondere un po' a questa domanda. Noi siamo un operatore di telecomunicazioni che è nato 11 anni fa, è nato nel 1999, e è nato con un'idea molto chiara in testa, utilizzare il protocollo IP per integrare i servizi. Detta oggi sembra una cosa molto banale, io vedo molti giovani fra di voi e quindi con un momento culturale in cui sembra scontato quello che ho appena detto. 10 anni fa, 11 anni fa vi assicuro che era un'idea di assoluti visionari. Il protocollo IP a quel tempo era considerato il protocollo internet, mentre la vera sfida, il vero pensiero, la vera visione è stata quella di far convergere i servizi, dati, voce e video all'interno di questo protocollo, all'interno di questo mezzo per poter trasportare le informazioni. È chiaro che per poter fare questo percorso era ed è tuttora necessario avere a disposizione una rete a larga banda. Quindi l'approccio che è stato utilizzato da Fastweb per rendere effettiva questa visione è stata quella di progettare e realizzare una rete a larga banda in Italia. Cosa abbiamo fatto? Siamo partiti progettando e realizzando reti in alcune città, abbiamo capito che quella che era una visione era una realtà estremamente concreta e abbiamo proseguito questo cammino. Oggi si diceva che il 2001 è un po' la data in cui la DSL è partita. La DSL è stato un punto estremamente importante di integrazione di questo percorso, perché ha permesso di poter diffondere in maniera molto più veloce questo paradigma, utilizzando come punto portante la rete in fibra ottica per avvicinarsi il più possibile all'utente. Oggi qual è la consistenza della rete che Fastweb ha portato sul territorio nazionale? Abbiamo realizzato una rete a lunga distanza che supera i 31.000 chilometri. Questa rete a lunga distanza la dovete immaginare come la possibilità di avvicinarsi all'utente finale, quindi di utilizzare l'ultima tratta in rame per portare i servizi, ma dobbiamo anche dire che oggi in Italia ci sono 2 milioni di unità immobiliari passate dalla fibra ottica e che continuiamo a essere di gran lunga il paese europeo che ha questo tipo di dotazione più importante rispetto agli altri. Non c'è nessun altro paese europeo che oggi ha 2 milioni di case passate in fibra ottica.
È chiaro che la DSL è stato, come dicevo, un punto estremamente importante per portare questo paradigma. È chiaro che se oggi noi vogliamo parlare di larga banda dobbiamo fare dei passi ulteriori, non basta più la DSL. L'abbiamo visto in parte questa mattina, il rame ha delle caratteristiche importanti ma anche dei limiti importanti. I principali limiti del rame stanno nel mezzo fisico. Il rame in se stesso è una componente che permette di trasportare informazioni, deve però avere una buona qualità, deve essere mantenuta, ma soprattutto non regge sullo scalare nel tempo, nel senso che più informazioni noi mettiamo sul rame e più c'è un effetto che per chi sa di telecomunicazione, ha fatto telecomunicazione, che si chiama diafonia, che fa sì che più salgo sulla velocità trasmessa e più accoppio coppie di rame vicine, più ho dei problemi di distanza. Quindi questa che è stata una grandissima spinta a livello italiano per poter fare certe cose, oggi diventa un punto che rischia di diventare un limite. Quindi la fibra ottica torna a essere un punto di valore, torna a essere un punto principale, torna a essere un punto di sviluppo di questo paese. Noi recentemente abbiamo lanciato nelle aree raggiunte in fibra un servizio che arriva fino a 100 megabit, ma non per le grandi aziende, non soltanto per le piccole e medie imprese, ma per le famiglie. Perché riteniamo che questa potenzialità sia la vera leva su cui far crescere il Paese. È chiaro che serve qualche cosa di più, serve riuscire a infrastrutturare il Paese in una maniera più ricca. Ecco, però qui mi fermerei un attimo, perché questo credo è un punto che poi riprenderemo, che cosa fa il Paese, è un po' un tema in cui vorremmo anche avere altri contributi. Però volevo capire da ingegnere, in una società che su anche un'infrastruttura, che società come Fastweb e non solo, che in realtà come il Vega stanno sviluppando, porta una competenza di know-how progettuale, di sviluppo di soluzioni e di servizi all'interno di un ambito industriale, quindi magari meno in questa fase rivolto al mercato consumer, che magari sono i clienti dei vostri clienti. Voi in questa prospettiva, che come state sviluppando o state facendo evolvere o avete già sviluppato delle soluzioni o pensate uno sviluppo della strategia della vostra azienda grazie a queste potenzialità? Intanto buongiorno a tutti. L'inizio per noi è stato un inizio guardandoci dentro, nel senso che noi siamo una organizzazione di 6.500 persone su 30 sedi territoriali, presenze all'estero. Il primo vero problema ce l'avevamo a casa, cioè iniziare a lavorare in una maniera efficiente e sincronizzata e condividendo. Per cui i primi passi li abbiamo fatti tutti internamente, abbiamo costruito il nostro sistema informativo interno basato sui 100 mega su cui oggi lavoriamo. Abbiamo fatto anche delle sperimentazioni che all'inizio, quasi fuori tempo, nel senso che per qualche anno, fino a 2 anni fa, i colleghi della nostra sede romana avevano una sala di telemedicina per cui potevano farsi autonomamente una serie di check-up e c'era un centro medico che stavamo sperimentando sul fronte della telemedicina. Ora non vedo più il professor Aricò, ma insomma alcune di queste cose sono andate avanti. E per noi era fondamentale, ed è fondamentale soprattutto perché abbiamo un osservatorio anche privilegiato sul mercato, nel senso che siamo presenti sulla sanità locale, sulla pubblica amministrazione, quindi sentivamo l'esigenza, oltre che sul mercato, diciamo, dei nostri clienti industriali, di avere una presenza di un certo tipo e anche una proposizione. Oggi di fatto lavoriamo con la pubblica amministrazione sui settori direi di frontiera, le smart cities. Uno dei nostri progetti è andato a Shanghai, peraltro l'Italia c'era a Shanghai all'Expo, rappresentata anche da un progetto italiano. Si parla tanto di queste smart cities, poi magari quando parleremo del sistema paese domandiamoci se esistono anche gli smart citizens, perché secondo me insomma ancora qualche problemino ce l'abbiamo come sistema paese. Sicuramente con la presenza dei nostri data center incominciamo ad avvicinarci al mondo del cloud, ma la vera frontiera secondo me non è tanto averceli questi 300 mega, appunto, è cosa farci, è come cambiare la cultura dei nostri clienti. È una delle cose su cui stiamo lavorando, soprattutto sulle reti federate di PMI,
è come essere al loro fianco in termini direi consulenziali per cambiare quelli che sono i modelli organizzativi e di business. Da sempre queste aziende sono state collegate a una supply chain molto orientata al prodotto. Adesso diventa difensivo svincolarsi dalle fasi di produzione vere e proprie, su cui ci sono mercati, ahimè, altamente più competitivi del nostro in termini di costi, per spostarsi invece su quelle che sono le catene del valore vere, e quindi la progettazione, la parte di commercializzazione, la parte di marketing e quant'altro. Su questa cosa la nostra azienda sta costruendo oggi pesantemente le sue strategie. Quindi in qualche modo portare anche un contributo di come ottimizzare queste infrastrutture e come aiutare a fare quella business transformation che non solo, diciamo, lo scenario competitivo in cui le nostre aziende vanno a operare è sempre in quella direzione, ma aiutarli anche a costruire questi nuovi modelli di business in qualche modo. Non vorrei svilire i 300 mega che sono un grande patrimonio, però è una commodities, diciamocela. Diciamo un elemento essenziale ma non sufficiente. Bisogna cambiare pelle, bisogna ragionare in modo diverso, perché oggi moltissimi dei relatori hanno raccontato di come cambia il mondo. Ecco, i 300 mega ti impongono di pensare in una maniera diversa. Pierluigi D'Alpino, in pensare in modo diverso è facile l'assonanza con Microsoft, una società che conosciamo tutti, veniva citato Information in your fingertips, che era una celebre frase di Bill Gates che lanciava un certo modo di fare information technology, un'azienda che è in grande trasformazione anche al suo interno, quindi sul search ma anche sul communication, anche un operatore cloud. Quindi tanti fronti. La domanda è sempre la stessa, però mi piacerebbe una prospettiva un po'. Microsoft vede anche le cose un pochino dal di fuori, oltre che per la realtà italiana, tante volte. E poi in che ruolo Microsoft si vede in questo scenario? Quali degli scenari è più confacente al suo sviluppo, visto che tutti questi sono i fronti, ma probabilmente si ragionerà anche per opportunità di breve e per strategie di lungo. Allora, sì, grazie. Un saluto a tutti innanzitutto. La considerazione generale è sempre quella che la prospettiva di sviluppo di una qualunque tecnologia, e quindi anche nelle telecomunicazioni, e quindi anche della banda larga, è legata soprattutto a quali sono le opportunità che creano per il mercato, per gli utenti, per i servizi della pubblica amministrazione, rivolti ai cittadini che dovrebbero essere, lo metto sempre tra virgolette, gli ultimi che dovrebbero pagare un processo di innovazione di questo tipo, e quindi creare prima il bisogno. Il bisogno lo crei vedendo esattamente cosa ci mettiamo all'interno di questa banda o comunque di questa autostrada, altrimenti ripercorriamo un po' la suggestione che faceva stamani mattina Quintarelli, cioè ritrovarsi un numero di automobili superiore a quella che era la strada. E quindi in realtà proprio ai contenuti e ai servizi. Io penso che oggi noi, per la situazione socio-economica, quindi la situazione di crisi, ma la situazione in cui ci ritroviamo, quindi una forte evoluzione tecnologica, ma anche uno stato attuale di come siamo messi anche a livello industriale, noi abbiamo delle necessità che sono imprescindibili oggi. Prima fra tutte ovviamente la riduzione dei costi, inutile parlarsi molto, cioè nel senso poi guardiamoci all'interno e capiamo come la tecnologia in questo ci aiuta a prevenire costi superiori alle aspettative, ma soprattutto a gestire i costi che abbiamo oggi. La seconda è quella dell'accesso, avere un numero sempre più garantito di accessi alla rete. Si è parlato tanto di net neutrality, io qui un po' in modo provocatorio, ma vorrei parlare di band neutrality, perché questo non ha a che fare necessariamente con quella net neutrality che noi conosciamo. Il terzo aspetto è sicuramente la produttività, legato sicuramente al primo, cioè alla riduzione dei costi, ma è la produttività, cioè esattamente quanto mi aiuta il sistema industriale la crescita di una maggior banda, di un maggior numero di servizi. E quarto, proviamo a guardare anche un po' oltre l'ostacolo, proviamo a guardare anche al futuro, cioè esistono spazi di creatività e di crescita per questo sistema paese, lo sono, perché l'industria dei contenuti, che sempre ne abbiamo
l'abbiamo evocata, mai si è manifestata. E quindi c'è un'industria molto forte in Italia che potrebbe nascere, un po' nasce dal patrimonio che abbiamo e la fortuna che abbiamo di essere italiani, un patrimonio che probabilmente non utilizziamo molto. Microsoft dove guarda quindi in tutto questo? Guarda nello sviluppo, ovviamente ne abbiamo parlato stamani, del cloud computing. Il cloud computing nel suo utilizzo e soprattutto a livello industriale permette di rispondere in parte a questi quattro punti che vi indicavo, e a partire ovviamente dalla riduzione dei costi, perché le on demand, o comunque il poter utilizzare esattamente quello che, di cui si ha bisogno per il tempo e il momento necessario, ovviamente ha una grossa importanza. Importanza anche nel non dover gestire proprio al proprio interno delle industrie il sistema informatico. Ma la parte più importante a cui guardiamo noi, il sistema produttivo, è la produttività grazie al cloud computing che si riesce, che quali sono gli effetti quindi per le industrie. Industrie che con il paradigma dell'essere piccole, che grazie al cloud computing si possono permettere di apparire al mercato e essere presenti in modo grande, ha un'efficacia incredibile. Guardiamo il Veneto con 93% mi sembra di dati su di mini realtà imprenditoriale, quindi delle piccolissime imprese, di che arriviamo alla media di 6-7 addetti. Il cloud computing questo ha una svolta epocale. Io la fermerei un attimo sul concetto del cloud computing, perché poi è un problema anche culturale, è un problema anche di come si aiuta, si diceva prima, a come si guida l'innovazione delle aziende anche da un punto di vista di applicazione di modelli nuovi che non sono ancora così ben definiti e che rischiano poi di essere degli slogan per noi, e quindi se oggi non hai qualcosa a dire sul cloud vuol dire che sei sulle nuvole rispetto agli avvenimenti di mercato. Però parlando di cloud e pensando all'infrastruttura, Dell ad esempio nel paradigma della rete ha sviluppato un modello di disintermediazione, come si usa dire, già nelle sue fondamenta del modello, quindi ha già, come dire, sviluppato un modello grazie a quanto era già sviluppato e quanto in qualche modo l'infrastruttura della rete, quel canale che noi abbiamo identificato come il canale della comunicazione aziendale personale, è sviluppato. Quindi anche sul bagaglio di questa esperienza, qual è la prospettiva di Dell a supporto di questi scenari? Lo sviluppo di una banda di banda larga, ma anche portare verso i vostri clienti delle soluzioni a supporto della stessa. Sì, hai detto bene, Dell in effetti è stata una delle aziende protagoniste della prima ondata di internet, sono stati tra i primi a cogliere l'opportunità che il web offriva di arrivare direttamente agli utenti, e quindi siamo tra le aziende che hanno sviluppato per prime e in misura maggiore un'attività di vendita sul web. L'avvento della modalità interattiva sul web, chiamiamolo web 2.0, chiamiamola era del social networking, quindi non ci ha colto di sorpresa e anzi l'abbiamo sposata in pieno, sia internamente sia esternamente. Internamente perché le possibilità che offre la tecnologia attualmente ci hanno quindi permesso di rendere sempre più collaborativa la modalità di lavoro tra colleghi. La nostra è un'azienda globale, siamo 100.000 dipendenti presenti in 130 paesi del mondo, e quindi per noi questo è un modo di sopravvivere, perché altrimenti non riusciremo a stare assieme. Il che significa che tutta la tecnologia dovuta diciamo, agli unified communication, lo sviluppo del web e così via, per noi sono una realtà di tutti i giorni. Io sono il responsabile del team di vendita per l'Italia, per il settore pubblico, e quindi molti dei miei venditori sono in giro per il territorio italiano, nessuno di loro è in un ufficio, però ci sentiamo giornalmente, periodicamente, con varie modalità che ci permettono di essere sempre aggiornati. E, faccio un altro piccolo esempio, abbiamo uno strumento di CRM interno naturalmente. All'interno di questo strumento è stata attivata la funzionalità di chat. Il primo utente è il nostro fondatore, nonché amministratore delegato, Michael Dell, ed è normale per noi vedere un commento di Michael a proposito di un progetto fatto in Cina, in Italia, in Germania, e perché lo vede tutti i giorni. Dal punto di vista invece diciamo esterno, quello che noi abbiamo fatto è di sfruttare il più possibile le modalità di social networking per rimanere ancora più in contatto con i nostri clienti.
Un conto approssimativo ci indica in circa 2 miliardi ogni anno le interazioni che noi abbiamo con i nostri clienti e abbiamo dato la possibilità ai clienti di dirci che cosa vogliono. Anche qui faccio un esempio molto pratico, esiste un sito, un'iniziativa che noi abbiamo chiamato Idea Storm, quindi tempesta di idee, e chiediamo agli utenti di dirci che cosa vogliono dalla Dell come prodotto, come servizio, lasciamo che siano gli utenti stessi a votare queste iniziative e le iniziative più votate poi vengono implementate. Quindi alcune delle caratteristiche che vedete nei nostri prodotti per i consumer, piuttosto che servizi per aziende o enti pubblici, ci sono stati suggeriti dai clienti stessi. Mi sembra quindi in questo caso di capire che si parte, nel caso vostro poi fa parte un po' del DNA aziendale, dalle esperienze sviluppate al proprio interno per fare efficienza, per migliorare la qualità dei servizi, e questi poi possono essere in qualche modo anche essere proposti come soluzioni o servizi che l'azienda mette a disposizione per i propri clienti. E in questo caso le esperienze di Vitrocisel, società che si occupa di sistemi molto sofisticati, di controllo dell'aviazione, sistemi molto sicuri che comunque si baseranno comunque su rete e quant'altro, quindi in cui elementi, diciamo competenze molto specifici, anche diciamo le chiameremo mission critical per gli addetti ai lavori, nel senso attività veramente vitali non solo per chi le sviluppa ma anche per le persone che poi indirettamente sono coinvolte. Ecco, voi questa vostra esperienza rispetto a questo mondo come la state applicando, come la state sviluppando, come cominciate a vedere dal mercato delle esigenze che possono essere indirizzate anche grazie a queste potenzialità? Innanzitutto buongiorno a tutti. Vitrocisel perché sta qui? In realtà, accanto alle cose che tu hai detto, che rappresentano da sempre le attività e diciamo il mercato di riferimento di Vitrocisel, parliamo della difesa piuttosto che il controllo del traffico aereo, piuttosto che le attività che riguardano le agenzie spaziali, in realtà Vitrocisel da alcuni anni ha acquisito la società EDA, che in pancia aveva questa capacità di realizzare reti a banda larga, reti di accesso a banda larga, sia in ambito civile sia in ambito più sicurezza interpolizie. Vitrocisel ha realizzato la rete ponte radio digitale che collega 2000 stazioni di interpolizia per la parte sicurezza, per la parte civile altre esperienze meno importanti, ma sicuramente ha diverse esperienze. Questo Vitrocisel poi ha partecipato a una gara, riuscendo aggiudicataria, per la realizzazione della rete d'accesso a Venice Connected, per cui abbiamo avuto l'onore e l'opportunità di partecipare ad un progetto così importante come è stato quello di Venice Connect. Ed è il motivo, immagino, per cui oggi siamo qui, siamo stati conosciuti per questo. Che cosa stiamo facendo noi? Ci stiamo guardando dentro e stiamo guardando fuori. Da un lato stiamo guardando fuori, molti dei nostri clienti, che sono pubbliche amministrazioni, devono un po' ripensare tutto, cioè la maggior parte delle applicazioni, dei sistemi sono stati pensati 20 anni fa, 30 anni fa, adesso bisogna ripensare tutto. Oggi è stato detto i relatori che ci hanno preceduto quanto è importante ripensare a banda larga, capire che adesso non c'è più la necessità di infrastrutture hardware perché è una commodity, i prezzi sono così bassi per cui non è un problema, che a volte invece nei vecchi contratti il 90% c'era l'infrastruttura hardware e software di base e magari le applicazioni era solo una parte. Quindi bisogna ripensare, aiutare i nostri clienti a ripensare, perché c'è un ambito diverso, ma anche internamente. La nostra è un'azienda
che a differenza di quelle viste ha molti anni. Io qui rappresento forse la società più vecchia in un mondo in cui vanno forte le società che hanno pochi anni, che sono nate in questo mondo. Io rappresento una società che ha 50 anni, però forse la qualità fino adesso ci ha permesso di mantenersi in vita. Però anche internamente è importante ripensare e quindi è molto importante fare leva sulle nuove generazioni. Benissimo. Diciamo che questo qui è stato il giro facile, adesso però vi siete scaldati, adesso facciamo un po' di domande, quelle un pochino più interessanti, altrimenti quello che fate le vostre aziende è molto chiaro ed è sicuramente un contributo importante, è stato in questi anni e continuerà a essere. Però ci sono delle sfide. Abbiamo visto chi dice che sta nell'impazienza umana lo sviluppo della rete a banda larga, c'è chi dice che c'è già il mercato dei video, ci sono quelli che comunicano attraverso modalità nuove ed è tutto vero, però Gartner lavora con molti dei vostri clienti e le aziende hanno un problema di mettere insieme gli OPEX e i CAPEX, gli investimenti, se non c'è un chiaro ed evidente ritorno di investimento, e quindi siamo in una situazione italiana che non brilla per capacità di ricerca e sviluppo e di innovazione, le eccellenze si trovano solo qua e là e le abbiamo scoperte e Vega è sicuramente una di queste. Quindi qual è secondo voi quell'elemento che può rendere più evidente i vantaggi effettivi e la giustificazione degli investimenti che vadano anche a essere portati in tavoli dove magari qualche decisione può essere presa? Parlo di tavoli a livello politico e pubblico, visto che molti di voi poi rappresentano anche le aree delle varie società che seguono il settore pubblico. Quindi qual è la situazione e qual è quel concetto, diciamo, di ingrediente che può mettere insieme un investimento infrastrutturale con quegli altri elementi di investimento che lo vanno a rendere molto più, così, come dire, facilmente intuibile o più facilmente trovare quel tipo di spinta di investimento che in una triangolazione tra soggetti fornitori, utente, ma anche probabilmente di politiche che il Paese dovrebbe fare, potrebbe essere sviluppato. Partirei, diciamo, in senso contrario da Vittorio Ciset su questa sfida. Come vedete voi questo sviluppo? Quello che noi vediamo è che uno degli ingredienti necessari per far sì che si possa sfruttare al massimo quello che la tecnologia ci mette a disposizione è sicuramente creare anche nella parte burocratica e amministrativa i giusti ingredienti perché questa cosa possa essere sfruttata al massimo. E quindi che cosa dico? Sicuramente bisogna far sì che venga limitato al massimo il digital divide, quindi digital divide sia inteso come copertura di alcune aree geografiche, ma anche digital device inteso come dare la capacità a tutti di fruire della nuova tecnologia e quindi significa... Questo può essere un punto in cui coinvolgere il sistema paese e dire questo è un elemento, è un asset, quindi investiamo per cominciare a indirizzare uno dei problemi che abbiamo è quello di digital device. Buttitta per lei. Va subito detto che il problema banda larga non è un problema localistico, è un problema appunto paese, per cui tutte queste esperienze, questa straordinaria che sta facendo Vega, altre che sicuramente ci sono sul territorio nazionale, poco servono senza una regia alta. E la regia alta in questo paese latita, ahimè, e latita da un lasso di tempo infinitamente lungo. Vedevamo prima l'evoluzione che tu hai presentato, io riflettevo mentre tu parlavi, noi intanto si continua a parlare ma non si fa assolutamente nulla, per cui si lascia iniziative personali, lodevolissime, ma su un problema come questo vediamo la regia fatta dal governo finlandese. Allora c'era Marco Camisani Calzolari, faceva la battuta, ma noi cosa abbiamo di diverso dalla Finlandia? Mi verrebbe una battuta, il Presidente della Repubblica finlandese è stato in visita in Italia qualche mese fa, è uscita una straordinaria intervista sul Corriere della Sera
e diceva, un po' stimolata dal giornalista, ha detto: ma guardi, per noi, dal presidente all'ultimo dei cittadini, ammesso che esista un ultimo dei cittadini, per noi uno che non paga le tasse è semplicemente un ladro. Questo dico come battuta, ma fa capire poi perché il paese... In Italia è solamente come battuta, possiamo dire. Per cui quello che manca è quello. Quindi digital divide, ok. Il problema è che se vogliamo creare un network di imprese che utilizza realmente la banda larga, abbiamo visto le statistiche della crescita del PIL e dell'occupazione, ipotizziamo anche che non siano quelli i dati reali, dimezziamoli pure, sarebbero straordinariamente incentivanti a fare qualunque forma di investimento di questo tipo. Se riusciamo a creare per una volta un sistema di leggi, di impianti, di agevolazioni fiscali, se riusciamo a far capire agli investitori, che sono investitori diciamo di tecnologia ma anche investitori di contenuti, che il payback è un payback che sta in piedi dal punto di vista degli investimenti, che non si fa solo entertainment ma si fa anche business su questa roba, secondo me a questo punto si mette in moto un volano che è virtuoso per tutti gli operatori. Vorrei aggiungere, dovrebbe essere virtuoso prima di tutti ai cittadini, perché se mettiamo la banda larga come servizio al cittadino, credo che probabilmente, certo, sarebbe una roba anche socialmente virtuosa. Socialmente virtuoso, però farei, visto che abbiamo anche poco tempo, salterei una precisazione. Abbiamo sentito parlare molto di cloud, credo che non torniamo sull'argomento perché diventerebbe un po' tedioso quello del cloud, e onestamente non è così sexy. È il fatto che io posso comunque utilizzare potenze di calcolo senza dover investire nell'infrastruttura, secondo dei meccanismi, ma è stato egregiamente presentato poi anche in dettaglio. Però c'è una sfida. Noi consideriamo che, come Gartner, che il mercato dei servizi cloud proiettato al 2014 è qualcosa come 150 miliardi di dollari. Irrisorio. Se poi sicuramente da un punto di vista degli investimenti. Molti degli elementi legati alla banda larga hanno potenzialità, però sicuramente del long tail, quindi ci sono micromercati. Torniamo forse ad un mercato in cui bisogna essere un pochino più lungimirante come paese per le generazioni future con gli investimenti che vanno fatti, e non con i ritorni di brevi un po' utilitaristici, e anche per le aziende. Quindi anche per aziende come Microsoft e come Dell, come dire, proiettarsi anche in investimenti in cui non è solo tattico ma anche la prospettiva di cambiare anche i modelli di business, così come ad esempio aziende come Google impongono, perché sono modelli completamente diversi. Qualche economista un po' fantasioso, ma non tanto, è che anche i modelli di valorizzazione, i modelli economici del valore riconosciuto, potrebbe non essere più così il finanza e il danaro, ma sono altri elementi, senza spostarci troppo in là. Ma rispetto a questa proiezione su queste due offerte, dove entrambi avete un po' dato l'accento nel dire ci siamo, questa è un'area per noi strategica, come la state sviluppando e come vedete come ingrediente di questo sviluppo? Allora, come nelle migliori ricette di cucina, un ingrediente non fa il piatto finale, no? È una composizione di ingredienti. Quindi diverse sono le peculiarità. La più importante, che è poi quello per cui porta avanti lo sviluppo in questo caso della banda larga, poi può essere il discorso appunto di il contenuto, il servizio, e il modo di erogarlo. Il cloud è uno dei modi su cui sicuramente puntiamo tantissimo, è uno sicuramente dei modi più efficaci per poterne usufruire. Però un po' mi ricollego al collega, quanto diceva, esiste poi una decisione che deve essere presa, no? Per la pubblica amministrazione si chiama decisione di switch off, cioè io ti obbligo a utilizzare certi servizi, però te li erogo in modo facile, in modo comprensibile, con il maggior accesso possibile, però poi ti devo obbligare, perché altrimenti questo passaggio non si fa più. Ma l'obbligare passa attraverso una fase che forse è la principale, più importante, che nei paesi anglosassoni è il vero verbo, che è la governance, ma che è proprio quello di portare una serie di attori intorno a un tavolo a discutere e non a imporlo dall'alto un momento decisivo. E quindi a questo switch off ci si arriva, ma ci si arriva ovviamente prima
mettendo quali, diciamo, sul piatto, sul mercato, una serie di servizi concreti, concreti perché di utilizzo per cittadini, ma soprattutto per le imprese e per la pubblica amministrazione, per i servizi che deve erogare ai cittadini. E la seconda è ascoltare tutte le altre voci, perché solo un coro di questo tipo, e quindi concludo ricollegandomi alla famosa ricetta, solo questi ingredienti qua poi ti portano al piatto finale, va consumato, va prodotto e ovviamente va erogato nel modo migliore, senza barriere all'accesso. Quindi da questi elementi, diciamo, in qualche modo messi insieme, si trova anche la possibilità di muoversi con uno slancio evidentemente più di lungo termine. Per Dell, la stessa riflessione. Si sente? Adesso si sente. Dicevo, è una questione di priorità secondo noi, perché dal punto di vista storico non siamo in una fase in cui si possa investire come si faceva fino a qualche anno fa, perché purtroppo le risorse sono state destinate a evitare impatti peggiori della crisi economica. Quindi è chiaro che bisogna scegliere ancora più oculatamente dove si mettono i soldi. Ora, il paese Italia è un paese dove si è deciso di investire su alcuni ambiti industriali, perfettamente logico, però è chiaro che la conseguenza è che poi un piano come quello eGov 2012, che credo sia dal punto di vista concettuale una delle cose più importanti che abbiamo visto negli ultimi anni in Italia, non ha una lira di finanziamento. Quindi è stato portato avanti grazie a molta inventiva da parte del Ministro, con molto contributo da parte delle aziende, perché tutti i progetti pilota che sono stati fatti con i fondi delle aziende, da qui a poi a fare un'implementazione complessiva non si riesce a passare, perché si discute per mesi se questi benedetti 800 milioni per la banda larga ci sono o non ci sono. Quindi in questo momento non è la priorità numero uno per l'Italia come paese, e questo è un peccato, perché anche questo l'abbiamo visto discutendo questa mattina, la scelta di investire sull'infrastruttura viaria ha fatto sì che l'Italia si sviluppasse parecchio in quell'ambito, ci ha portato a essere uno dei paesi più avanzati. Quindi adesso sarebbe il momento di riuscire a portare come priorità 1 lo sviluppo delle autostrade digitali e di tutte le iniziative che ci sono attorno. Verrei a Fastweb come una moderna ANAS, insomma, ancorché non siete un'azienda di Stato, ma insomma nella costruzione di queste infrastrutture. Ecco, però uno dei challenge per le aziende di infrastrutture è capire che partita giocano. La connessione è un elemento, ma poi ci sono le infrastrutture nel modello cloud, piuttosto che portare soluzioni ai servizi. All'interno di questo mondo, che voi siete sicuramente state una delle aziende che per prime, e nel territorio nazionale in particolar modo e non solo al Vega, ma hanno creduto e hanno investito e hanno sviluppato, qual è il vostro modello di sostentamento che prevedete? Solo grande efficienza nell'erogazione del pipe? Avete pensate di costruire degli ecosistemi con dei partner? Qual è lo sviluppo sempre a giustificare, in qualche modo a creare più attenzione e sviluppo su questo tipo di soluzioni e servizi? Io credo che sia molto chiaro dalle cose che si vedete stamattina che questo paese non può attendere più. Non può attendere più un'infrastrutturazione a larga banda, non può pensare che i singoli operatori siano in grado di infrastrutturare il paese con la larga banda, perché non c'è sostenibilità economica e industriale per un singolo operatore in questo senso. E quindi questo è il punto di lavoro. Il punto di lavoro reale è proprio questo. Noi siamo capofila del tavolo sull'NGN, per il quale nel mese di novembre è stato firmato il tavolo del ministro Romani, il protocollo d'intesa fra i 7 operatori. È un passo molto importante che è stato estremamente faticoso da raggiungere. Noi ci stiamo lavorando da parecchio tempo e con alcune sperimentazioni in Italia abbiamo dimostrato che si può fare. Il tema vero è la messa a fattor comune dell'infrastruttura, da un lato, la messa a fattor comune di un'infrastruttura che in Italia esiste e che deve essere messa a fattor comune in maniera tale che gli investimenti degli operatori uniti possano poi portare a una rete paese interessante di un certo tipo e all'avanguardia. Evidentemente questa cosa si scontra spesso su alcune cose che abbiamo visto anche questa mattina e su cui io credo che sia molto importante
mettere un punto, la domanda, perché nel momento in cui si fa un investimento il punto è: ma la domanda c'è? La domanda c'è, anche se questa mattina abbiamo visto, io parlo di piccola e media impresa perché è un po' il mondo che conosco bene, perché mi ci sto misurando ormai da un po' di anni, cioè quando vediamo che gli imprenditori al 60% dicono che internet è inutile, il passaggio che facciamo ormai da anni è che non c'è cultura nell'imprenditoria. Secondo me non è così, secondo noi non è questo il punto. Il punto vero è: internet oggi, per come è erogato e per le potenzialità che mi dà, probabilmente è inutile. E quindi questo è il primo punto, non è tanto un tema culturale. Guardate che oggi gli studi dicono che gli imprenditori, che prima di tutto sono dei cittadini privati, sono molto più innovativi quando sono a casa loro di quando sono in azienda. Quindi i conti un po' non tornano a questo punto. Non è tanto una conoscenza informatica quello che manca, è una disponibilità e un'utilità nelle cose che si fanno. In questo mi allaccio, oltre che al percorso di mettere insieme le infrastrutture per poter, mettere insieme gli operatori per poter costruire una rete paese e superare il tema del digital divide, e scusate, il tema del broadband divide, che secondo, non banalizzo il digital divide, ma è altrettanto importante, secondo me quello che si sta facendo oggi qui lo dimostra in maniera molto chiara. C'è anche un tema di cammino e di percorso che deve essere fatto da quella cosa che si chiama innovation by law. È stato un po' toccato negli interventi, ma se oggi a casa mia figlia che fa le scuole superiori deve andare a vedere i risultati dei compiti in classe piuttosto che gli esiti finali a scuola, se nella nostra università gli esami possono essere prenotati allo sportello, se nel sistema paese oggi i notai vanno con i loro assistenti a vedere qual è l'elenco delle audizioni che ci saranno in tribunale, se il sistema fiscale permette ancora di usare la carta, è estremamente complicato scalare. Allora, se mettiamo insieme un po' questi tre temi, credo che siano i tre temi di lavoro importanti. Da un lato c'è un'infrastrutturazione paese che è urgentissima, dall'altro lato c'è un rendere fruibile il servizio in maniera tale che non sia più inutile, e dall'altra parte ci deve essere anche una spinta molto forte che fa sì che quel servizio diventi fondamentale. Mi sembra che questo sia un elemento, forse perché sono padre anch'io e figli così, credo che la domanda e la domanda magari dei futuri clienti delle imprese che sono in qualche modo riottose a fare investimenti o a individuare il valore immediato di certi investimenti lo sarà dei consumatori del futuro, perché la figlia che è abituata a interagire in un certo modo interagirà o già farà acquisti o prevederà di utilizzare come comunicazione anche nella relazione con il pubblico, anche nella relazione alle sue. Questo è un elemento di scommessa magari che non è in un paese arretrato sull'oggi. Un'ultima domanda poi lascio, una domanda che comunque si rivolge poi alle conclusioni che farà il direttore Vianello, e glielo dobbiamo. Allora, un suggerimento al Vega, non ne ha bisogno, però credo che il Vega sia in qualche modo uno snodo anche per le cose sentite e esposte dal Presidente in precedenza, di fare innovazione, creare innovazione, uno snodo tra impresa privata, realtà pubbliche, innovazione, e quindi è importante. Allora, qual è l'elemento, diciamo, su cui poter dare indicazioni di sviluppo per quanto riguarda il successo dell'innovazione, dell'attività svolte dal Vega, non solo come contributo chiaramente che le vostre aziende possono dare o sono lì a dare, ma proprio proiettandole verso lo sviluppo di processo di innovazione che vuoi portare avanti. Comincerai dal centro, giusto per cambiare un po'. Dunque, Vega è già un incubatore modello di una serie di imprese, quindi qual è il miglior luogo per provare a creare un dialogo di un altro tipo di livello, ma è un livello su qual è realmente la produttività, che cosa serve, quanto l'ICT riesce a far fare questo salto in avanti. Non solo quello, io aggiungerei anche la parte imprenditoriale giovanile.
che sull'information communication technology è incredibile. Pensate oggi a tutte quelle applicazioni dove sì che la domanda lì non è da creare, la conoscono e si mettono a ridere a guardarci giustamente in un streaming parlare di queste cose, perché sono i primi non solo perché lo utilizzano ma perché lo sviluppano in prima persona. Tutte quelle application, che per Microsoft significa lo sviluppo di marketplace su Windows 7, ma è un esempio, così come per altri concorrenti, ha una potenzialità incredibile. Questa sì che è la nuova imprenditoria giovanile. Quindi, a Vega, quello che possiamo come suggestione pensare è anche a guardare un po' oltre, un po' a guardare al futuro e creare quell'imprenditoria che sono delle specializzazioni, che sono delle eccellenze che esistono a livello territoriale, non in ultimo in Veneto. Vittor Cise? Sì, rifacendomi anche a quanto detto da Marco Zamperini, cioè che poi ingredienti, uno degli ingredienti è sicuramente la banda larga, e su questo Vega ci ha già pensato. Cloud computing e poi cercare di ospitare le aziende in modo tale che possano concentrarsi solo sulla crescita del valore, non sull'infrastruttura, sulle applicazioni, sull'hardware necessario perché questo possa avvenire. In realtà più che un consiglio è un augurio. L'augurio è che il Vega, sotto la guida del suo direttore generale, non perda mai il coraggio che ha dimostrato fino adesso nel portare avanti un'iniziativa che è un po' un'eccezione nel panorama di tanta amministrazione pubblica italiana, e che quindi non venga mai impantanato nei lacci lacciuoli burocratici, e che quindi possa, come dire, essere d'esempio per tanti altri parchi e altre entità pubbliche in Italia. Ma parte ringraziare intanto Vega e Michele Vianello per il gentile invito a essere qui. Due, non so se sono consigli, non mi permetto, diciamo considerazioni, mettiamola così, viste dal nostro osservatorio. Ma uno, approfittare anche dell'incarico che il presidente Giari ha raccontato questa mattina, di fare regia all'interno dei parchi tecnologici, perché la battaglia sulla banda larga si vince quando non c'è semplicemente un'enclave fortunata, ma quando di enclave fortunate ce ne sono 10 e si parlano anche tra loro e creano il sistema, il network, e questo già è una roba importante. L'altra, mi ricollego a quello che diceva il collega prima, è forse la grande possibilità che avete in un tessuto imprenditoriale straordinario come quello del Veneto di fare cultura imprenditoriale, quindi di aiutare chi, come aziende come la mia, vuol lavorare sul fronte del cambiamento, del paradigma di fare impresa nel nuovo modello a rete, e questo voi siete forse uno degli attori che meglio di altri può farlo, perché ne avete la credibilità e il ruolo istituzionale e avete anche le strutture, quindi in bocca al lupo sicuramente a Vega per questo percorso. Concluderei con Fastball perché già è qui, quindi è quasi una risposta che avete già dovuto, non è difficile convincere Michele a investire sulla banda larga, però voglio dire, in quanto mente avete avuto vita facile, però per andare oltre quali sono... Provarci a convincere, perché la convinzione è già estremamente forte. No, io... Attenzione che però, visto i prezzi della Svezia, secondo me nel prossimo rinnovo ci sarà qualche momento difficile. Ma sapete, i prezzi poi sono una questione di mercato. Attenzione che il costo del bitrasportato è paragonabile al costo della qualità del bitrasportato, quindi io starei molto attento a inseguire certi paradigmi. Comunque, per venire a quella che è la domanda e la proposta, beh, secondo me ci sono due punti di lavoro estremamente interessanti che queste realtà possono porre. Beh, il primo è riuscire a mettere insieme le forze, come abbiamo fatto stamattina, per confrontarsi insieme a quelli che sono i clienti che sono all'interno del parco del parco Vega, per catalizzare pensieri, idee che vadano verso la domanda, e che mettano come fattor comune quelle che possono essere le esigenze. Il secondo punto è sfruttare la grande potenzialità di avere degli imprenditori e di
usare questo modello per far capire come l'ICT all'interno delle aziende diventa veramente una leva strategica di crescita. Oggi il nostro tessuto imprenditoriale della piccola e media impresa, che come dicevo non ha dei temi culturali, ha forse ancora un divario nel capire fino in fondo qual è il beneficio dell'ICT all'interno delle aziende e come si traduce quel costo in beneficio. E l'ultimo punto è provocatoria la domanda, adesso che abbiamo 300 mega cosa ci facciamo? Alla velocità ci si abitua molto in fretta. Quello che è stato fatto vedere oggi delle autostrade vuote che si sono riempite sono una realtà, le autostrade informatiche si riempiono molto velocemente, quindi il mio augurio è di passare presto a un giga. Bene, grazie a tutti i partecipanti e buona banda larga a tutti.